Oggi ascolteremo i capitoli 20 e 21 dei Promessi Sposi, un breve lacerto del 20, una parte più estesa del 21. Sono i capitoli della conversione, che è insieme della narrazione e del personaggio. In mano all'attore più potente nel male, la vittima designata non viene consegnata al suo persecutore, bensì liberata. Tuttavia la liberazione è strettamente intrecciata con l'ultimo e più serio ostacolo che si porrà sulla strada del ricongiungimento tra Renzo e Lucia, cioè il voto. Il voto di castità, che nella lettura retribuzionista di Lucia consente la sua liberazione e quindi la possibilità di arrivare al matrimonio, si porrà di fronte adesso come un ostacolo insormontabile. La grandezza di Manzoni sta anche in questa capacità di mescolare le carte, di evitare le facili scorciatoie. I fatti della vita non sono sempre leggibili univocamente. Le conseguenze delle nostre azioni non sono sempre prevedibili. Colei che ama Renzo e che gli rimane sempre fedele è quella stessa che volontariamente rinuncia a lui. Il capitolo 20 inizia con il viaggio di Don Rodrigo al castello dell'Innominato per averne aiuto a rapire Lucia dal monastero della Signora. L'Innominato accetta, ma non appena Don Rodrigo se ne va, lo assale una inquietudine esistenziale che il narratore analizza con estrema finezza, già a partire dalla prima frase che sentiremo oggi: ma appena rimase solo. Solo è la parola chiave per un uomo che ha scelto la solitudine come cifra della sua esistenza eccezionale. Ricordiamo che dal suo castello, come l'aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé, né più in alto. La solitudine è l'inevitabile frutto di una scelta di eccezionalità, di superomismo, potremmo tranquillamente dire. E tuttavia la solitudine, per un uomo di quella tempra, abituato ad andare sino in fondo, è anche condizione della sincerità, è ciò che permette lo scavo interiore. Si tratta di una solitudine tremenda, ma feconda. Il brano che leggeremo inizia con ma. Con la congiunzione avversativa, Manzoni ci avverte che c'è qualche cosa che fa resistenza al sistema di vita scelto dall'Innominato. Comincia a provare un fastidio, una certuggia delle sue scelleratezze, provocata dal pensiero della morte, più vicina ora rispetto a quando era giovane. E il pensiero della morte genera il dubbio inevitabile. Invecchiare, morire. E poi? Si tratta di una declinazione in forme diverse del celebre dilemma di Amleto: essere o non essere? È una domanda dalla quale scaturisce inevitabile il pensiero di Dio, di un Dio dal quale l'Innominato ha semplicemente fatto a meno. Quel Dio di cui aveva sentito parlare, ma che da gran tempo non si curava di negare né di riconoscere, occupato soltanto a vivere come se non ci fosse. Tuttavia la voce di quel Dio accantonato si fa sentire in una frase semplicissima: io sono, però. Frase semplicissima, ma radicale. Io sono è ripresa della dichiarazione di identità del Dio biblico ad Abramo. Io sono colui che sono. E costituisce nel nostro capitolo la risposta al dubbio esistenziale. Manzoni aggiunge con un colpo di genio la congiunzione avversativa però. Essa costituisce una sorta di rima semantica con il ma. E segnala l'irriducibile resistenza ed esistenza dell'essere oltre la morte. E poi, si domanda l'Innominato,
e poi io sono, però. L'innominato non è tuttavia ancora pronto per il passo che lo porterà oltre. E allora si obblia volontariamente nell'azione, per allontanare la crisi, per convincere se stesso che era ancor quello, e far rapire Lucia con complicità di Egidio. L'arrivo di Lucia si innesta nella crisi che abbiamo visto e la scatena, perché l'innominato decide di andarla a trovare, anche se potrebbe tranquillamente farne a meno. È un atto di libera volontà che va rimarcato, come va rimarcata l'importanza della parola. Quel Dio che dice «Io sono, però», ora ricompare nella frase che sente da Lucia. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Una frase che Lucia avrà ascoltato e ripetuto chissà quante volte, ma non per questo meno vera, e quel «tante cose» ha una risonanza particolare nell'innominato, che vi intravede in filigrana le tante scelleratezze da lui commesse. Al dialogo tra l'innominato e Lucia seguono le due grandi notti, parallele e così diverse. Lucia e l'innominato passano entrambi attraverso un terrore che giunge fino quasi alla disperazione. Anche Lucia, che addirittura, scrive Manzoni, fu vinta da un tale affanno che desiderò di morire, la salva il pensiero che non è sola, che può pregare, non a caso introdotto ancora dal Ma, che è la parolina chiave di questi capitoli e che invito a tenere presenti nell'ascolto. Ma in quel momento si rammentò che poteva almeno pregare e insieme con quel pensiero le spuntò in cuore come un'improvvisa speranza. Prega, fa il voto di castità e si addormenta. Non si addormenta l'innominato. Messo in crisi dall'incontro con Lucia, rivede spietatamente tutta la sua vita, senza farsi sconti, nemmeno lessicali. Indietro, indietro, d'anno in anno, di impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza. Il futuro, fondato su queste memorie intollerabili, non può che apparirgli altrettanto spaventoso. Le sue azioni, scrive il narratore, erano tutte sue, erano lui. La prima parte della frase, erano tutte sue, indica in lui semplicemente l'autore dei gesti. La seconda parte, erano sue, lo identifica totalmente in esse, togliendogli ogni speranza di riscatto. Di qui la disperazione, e dalla disperazione l'idea del suicidio, dal quale non lo trattiene né il timore della morte né l'idea di Dio. Manzoni è attento alla psicologia del suo personaggio. Non sono ancora questi i motivi validi per l'innominato. Lo trattiene invece l'idea della vita che continuerà dopo di lui, senza di lui. E quindi si ferma. E solo dopo aver allontanato l'idea del suicidio, subentra quella di un'altra vita, implicita in quella frase, «Io sono, però». E allora risuonano nella mente, con maggiore efficacia di prima, le parole di Lucia, «Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia». Nel frattempo si è fatta l'alba. Alla fine del capitolo 20 era il tramonto e l'innominato chiudeva la finestra. Alla fine del capitolo 21 è l'alba e l'innominato apre la finestra. Comincia per lui una nuova vita e per il romanzo una nuova storia. Grazie. No.
ma appena rimase solo si trovò, non dirò pentito, ma indispettito di aver dato la sua parola a Don Rodrigo. Già da qualche tempo cominciava a provare, se non un rimorso, una certa uggia delle sue scelleratezze, quelle tante che erano ammontate, se non sulla sua coscienza, almeno nella sua memoria, si risvegliavano ogni volta che ne commettesse una di nuovo e si presentavano all'animo brutte e troppe. Era come il crescere e crescere di un peso già incomodo. Una certa ripugnanza provata nei primi delitti e vinta poi, e scomparsa quasi affatto, tornava ora a farsi sentire. Ma in quei primi tempi, l'immagine di un avvenire lungo, indeterminato, il sentimento di una vitalità vigorosa, riempivano l'animo di una fiducia spensierata. Ora, all'opposto, i pensieri dell'avvenire erano quelli che rendevano più noioso il passato. Invecchiare, morire. E poi l'immagine della morte, che in un pericolo vicino, a fronte di un nemico, soleva raddoppiare gli spiriti di quest'uomo e infondergli un'ira piena di coraggio, quella stessa immagine, apparendogli nel silenzio della notte, nella sicurezza del suo castello, gli metteva addosso una costernazione repentina. Non era la morte minacciata da un avversario mortale anche lui. Non si poteva respingerla con armi migliori, con braccio più pronto. Veniva sola. Nasceva di dentro. Era forse ancora lontana, ma faceva un passo ogni momento, e intanto che la mente combatteva dolorosamente per allontanarne il pensiero, quella si avvicinava. Nei primi tempi, gli esempi così frequenti, lo spettacolo, per dir così, continuo della violenza, della vendetta, dell'omicidio, ispirandogli una emulazione feroce, gli avevano anche servito come una specie d'autorità contro la coscienza. Ora gli rinasceva ogni tanto nell'animo l'idea confusa ma terribile di un giudizio individuale, di una ragione indipendente dall'esempio. Ora, l'essere uscito dalla turba volgare dei malvagi, l'essere innanzi a tutti, gli dava talvolta il sentimento di una solitudine tremenda. Quel Dio di cui aveva sentito parlare, ma che da gran tempo non si curava di negare né di riconoscere, occupato soltanto a vivere come se non ci fosse, ora, in certi momenti di abbattimento senza motivo, di terrore senza pericolo, gli pareva sentirlo gridar dentro di sé. Io sono, però. Nel primo bollor delle passioni, la legge che aveva, se non altro, sentita annunziare in nome di lui, non gli era parsa che odiosa. Ora, quando gli tornava d'improvviso alla mente, la mente, suo malgrado, concepiva come una cosa che al suo adempimento. La copriva anzi profondamente e la mascherava con l'apparenza di una più cupa ferocia, e con questo mezzo cercava anche di nasconderla a se stesso o di soffocarla, invidiando, giacché non poteva annientarli né dimenticarli quei tempi in cui era solito commettere l'iniquità senza rimorso, senz'altro pensiero che della riuscita, faceva ogni sforzo per farli tornare, per ritenere o per riafferrare quell'antica volontà, pronta,
superba, imperturbata. Per convincere se stesso che era ancora quello. Così in questa occasione aveva subito impegnata la sua parola a Don Rodrigo per chiudersi l'adito a ogni esitazione. L'infelice Lucia era aspettata al castello. Era aspettata dall'innominato con inquietudine, con una sospensione d'animo insolita. Cosa strana. Quell'uomo che aveva disposto a sangue freddo di tante vite, che in tanti suoi fatti non aveva contato per nulla i dolori da lui cagionati, se non qualche volta per assaporare in essi una selvaggia voluttà di vendetta, ora, nel mettere le mani addosso a questa sconosciuta, a questa povera contadina, sentiva come un ribrezzo, direi quasi un terrore. Non la voglio in casa, costei, pensava intanto l'innominato. Sono stato una bestia a impegnarmi, ma ho promesso, e quando sarà lontana. E alzando la testa in atto di comando verso il nibbio, ora metti da parte la compassione. Monta a cavallo, prendi un compagno, due se vuoi, e vai di corsa a casa di quel Don Rodrigo che tu sai. Digli che mandi, ma subito, subito, perché altrimenti... Ma un altro no, interno, più imperioso del primo, gli proibì di finire. No, va a riposarti e domattina farei quello che ti dirò. Ho un qualche demonio a costei della sua. Pensava poi, rimasto solo, ritto, con le braccia incrociate sul petto e con lo sguardo immobile su una parte del pavimento dove il raggio della luna, entrando da una finestra alta, disegnava un quadrato di luce pallida, tagliata a scacchi dalle grosse inferriate e intagliata più minutamente dai piccoli compartimenti delle vetriate. Un qualche demonio o un qualche angelo che la protegge. Compassione al nibbio. Domattina di buon'ora, fuori di qui costei. Al suo destino e non se ne parli più. E proseguiva tra sé con quell'animo con cui si comanda un ragazzo indocile sapendo che non ubbidirà. E non ci si pensi più. Quell'animale di Don Rodrigo non mi venga a rompere la testa coi ringraziamenti, che non voglio più sentir parlare di costei. L'ho servito perché ho promesso, e ho promesso perché è il mio destino. Ma voglio che me lo paghi bene questo servizio. E voleva almanaccare cosa avrebbe potuto richiedergli di scabroso per compenso, ma gli attraversarono di nuovo alla mente quelle parole. Compassione al nibbio. Ma come può aver fatto costei? Continuava, strascinato da quel pensiero. Voglio vederla. No, sì, voglio vederla. Ed una stanza e un'altra, trovò una scaletta e su a tastone andò alla camera della vecchia. Picchiò all'uscio con calcio. Chi è? Apri! A quella voce la vecchia fece tre salti, subito si sentì scorrere il paletto negli anelli e l'uscio si spalancò. L'innominato, dalla soglia, diede un'occhiata in giro. E al lume di una lucerna che ardeva su un tavolino vide Lucia rannicchiata in terra nel canto il più lontano dall'uscio. Ma chi ti ha detto che tu la buttassi là sotto come un sacco di cenci? Sciagurata!
disse alla vecchia con cipigli racconto, si è messa dove le è piaciuto. Io ho fatto di tutto per farle coraggio, lo può dire anche lei, ma non c'è stato verso. Alzatevi, disse l'innominato Lucia andandole vicino, ma Lucia, a cui il picchiare, l'aprire, il comparire di quell'uomo, le sue parole avevano messo un nuovo spavento nell'animo spaventato, stava più che mai raggomitolata nel cantuccio, col viso nascosto tra le mani e non muovendosi, se non che tremava tutta. Alzatevi, che non voglio farvi del male e posso farvi del bene. Alzatevi! Tornò poi con quella voce sdegnata di aver due volte comandato in vano. Come rinvigorita dallo spavento, l'infelicissima si rizzò subito in ginocchioni e giungendo le mani come avrebbe fatto davanti a un'immagine, alzò gli occhi in viso all'innominato e riabbassandoli subito disse: son qui. Mi ammazzi. Vi ho detto che non voglio farvi del male. Rispose con voce mitigata l'innominato, fissando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore. Coraggio, coraggio, se ve lo dice lui che non vuol farvi del male. E perché? Riprese Lucia con una voce in cui, col tremito della paura, si sentiva una certa sicurezza dell'indignazione disperata. Perché mi fa patire le pene dell'inferno? Cosa le ho fatto io? Vi hanno forse maltrattata? Parlate. Oh, maltrattata! Mi hanno presa a tradimento, per forza. Perché? Perché mi hanno preso? Perché sono qui? Dove sono? Sono una povera creatura. Cosa le ho fatto? In nome di Dio. 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 Sempre Dio. Coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Ma cosa pretendete con codesta vostra parola? Di farmi, oh Signore, pretendere. Cosa posso pretendere io, meschina? Se non che lei mi usi misericordia. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mi lasci andare. Per carità, mi lasci andare. Non te ne conto a uno che un giorno deve morire di far patire tanto una povera creatura. Oh, lei che può comandare. Dica che mi lasciano andare. Mi hanno portato qui per forza. Mi mandi con questa donna. Dov'è mia madre? Oh Vergine Santissima, mia madre, per carità, mia madre. Forse non è lontana da qui, ho veduto i miei monti. Perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa, pregherò per lei tutta la mia vita. Ma cosa le costa dire una parola? Ecco, vedo che si muove a compassione. Dica una parola, la dica. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Perché non è figlia di uno di quei cani che mi hanno bandito? Di uno di quei vili che mi vorrebbero morto, che ora godrei di questo suo strillare. E invece non scacci una buona ispirazione. Proseguiva fervidamente Lucia, rianimata dal vedere una cert'aria di esitazione nel viso e nel contegno del suo tiranno. Se lei non mi fa questa carità,
me la farà il Signore e mi farà morire, e per me sarà finita. Ma lei, forse un giorno anche lei, ma no, no, pregherò sempre io il Signore che la preservi da ogni male. Cosa le costa dire una parola? Se provasse lei a patir, via. Ho fatto nessun male. V'ho minacciata. Interruppe l'innominato con una dolcezza che fece trasecolar la vecchia. Oh, no, vedo che lei ha buon cuore e che sente pietà di questa povera creatura. Se lei volesse, potrebbe farmi paura più di tutti gli altri. Potrebbe farmi morire, e invece mi ha un po' allargato il cuore. Dio gliene renderà merito. Compisca l'opera di misericordia, mi liberi, mi liberi. Domattina, oh, mi liberi ora, subito. Domattina ci rivedremo, vi dico. Via, intanto fatevi coraggio, riposate. Dovete aver bisogno di mangiare. Ora ve ne porteranno. No, no, io muoio se alcuna entra qui. Io muoio. Mi conduca lei in chiesa. Quei passi Dio glieli conterà. Verrà una donna a portarvi da mangiare. Disse l'innominato, e dettolo rimase stupito anche lui che gli fosse venuto in mente un tal ripiego e che gli fosse nato il bisogno di cercarne uno per rassicurare una donicciola. Lucia stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gomitolo, con le ginocchia alzate, con le mani appoggiate alle ginocchia e col viso nascosto nelle mani. Non era il suo né sonno né veglia, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, di immaginazioni, di spaventi. Ora, più presente a se stessa e rammentandosi più distintamente gli orrori veduti e sofferti in quella giornata, s'applicava dolorosamente alle circostanze dell'oscura e formidabile realtà in cui si trovava avviluppata. Ora la mente, trasportata in una regione ancora più oscura, si dibatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza, dal terrore. Stette un pezzo in questa angoscia. Al fine, più che mai stanca e abbattuta, stese le membra intormentite, si sdraiò o cadde sdraiata e rimase alquanto in uno stato più somigliante a un sonno vero. Ma tutto a un tratto si risentì, come una chiamata interna, e provò il bisogno di risentirsi interamente, di riaver tutto il suo pensiero, di conoscere dove fosse, come, perché. Tese l'orecchio a un suono, era il russare lento, arrantolato della vecchia, spalancò gli occhi e vide un chiarore fioco apparire e sparire a vicenda. Era il lucigno della lucerna che, vicino a spegnersi, scoccava una luce tremola e subito la ritirava, per dir così, indietro, come il venire e l'andare dell'onda sulla riva. E quella luce, fuggendo dagli oggetti, prima che prendessero da essa rilievo e colore distinto, non rappresentava allo sguardo che una successione di guazzabugli. Ma ben presto le recenti impressioni, rincomparendo nella mente, l'aiutarono a distinguere ciò che appariva confuso al senso. L'infelice risvegliata riconobbe la sua prigione.
tutte le memorie dell'orribile giornata trascorsa, tutti i terrori dell'avvenire l'assalirono in una volta. Quella nuova quiete dopo tante agitazioni, quella specie di riposo, quell'abbandono in cui era lasciata, le facevano un nuovo spavento e fu vinta da un tale affanno che desiderò di morire. Ma in quel momento si rammentò che poteva almeno pregare. E insieme con quel pensiero le spuntò in cuore come una improvvisa speranza. Prese di nuovo la sua corona, ricominciò a dire il rosario e di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante, il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata. Tutto a un tratto le passò per la mente un altro pensiero, che la sua orazione sarebbe stata più accetta, più certamente esaudita, quando, nella sua desolazione, facesse anche qualche offerta. Si ricordò di quello che aveva di più caro e che di più caro aveva avuto, giacché in quel momento l'animo suo non poteva sentire altra affezione che di spavento, né concepire altro desiderio che della liberazione. Se ne ricordò e risolvette subito di farne un sacrificio. S'alzò e si mise in ginocchio, tenendo giunte al petto le mani dalle quali pendeva la corona. Alzò il viso e le pupille al cielo e disse: Vergine Santissima, voi a cui mi sono raccomandata tante volte e che tante volte mi avete consolata, voi che avete patito tanti dolori e siete ora tanto gloriosa e che avete fatto tanti miracoli per i poveri tribolati, aiutatemi, fatemi uscire da questo pericolo, fatemi tornare salva con mia madre, madre del Signore. E fo voto a voi di rimaner vergine. Rinunzio per sempre quel mio poveretto, per non essere mai d'altri che vostra. Proferite queste parole, abbassò la testa e si mise la corona intorno al collo, quasi come un segno di consacrazione, una salvaguardia, un tempo, come un'armatura della nuova milizia a cui si era ascritta. E rimessesi a sedere in terra, sentì entrare nell'animo una certa tranquillità, una più larga fiducia. Le venne in mente quel domattina, ripetuto dallo sconosciuto potente, le parve di sentire in quella parola una promessa di salvazione. I sensi affaticati da tanta guerra s'assopirono a poco, in quell'acquietamento di pensieri e finalmente, già vicino a giorno, col nome della sua protettrice tronco tra le labbra, Lucia s'addormentò d'un sonno perfetto e continuo. Ma c'era qualchedun altro in quello stesso castello che avrebbe voluto fare altrettanto, partito o quasi scappato da Lucia, dato l'ordine per la cena di lei, fatta una consueta visita a certi posti del castello, sempre con quell'immagine viva nella mente e con quelle parole risonanti all'orecchio. Il Signore si era andato a cacciare in camera, si era chiuso dentro in fretta e in furia, come se avesse avuto a trincerarsi contro una squadra di nemici.
e spogliatosi, ora in furia, era andato a letto. Ma quell'immagine, più che mai presente, parve che in quel momento gli dicesse: tu non dormirai. Che sciocca curiosità da donicciola è venuta di vederla. Ha ragione quel bestione del Nibbio. Uno non è più uomo, è vero. Non è più uomo. E io? Io non sono più uomo? Io? Cos'è stato? Che diavolo mi è venuto addosso? Che c'è di nuovo? Non lo sapevo io, prima d'ora, che le donne strillano? Strillano anche gli uomini, alle volte, quando non si possono rivoltare. Che diavolo! Non ho mai sentito belar donne. E qui, senza che s'affaticasse molto a rintracciare nella memoria, la memoria da sé gli rappresentò più di un caso in cui né preghi né lamenti non avevano punto smosso da compiere le sue risoluzioni. Ma la rimembranza di tali imprese, non che gli ridonasse la fermezza che già gli mancava, non che spegnesse nell'animo quella molesta pietà, gli destava invece una specie di terrore, una non so che, qual rabbia di pentimento, di maniera che gli parve un sollievo il tornare a quella prima immagine di Lucia contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. È viva costei, è qui, sono tempo, e posso dire: andate, rallegratevi, posso vedere quel viso cambiarsi, le posso anche dire: perdonatemi. Perdonatemi. Io domandar perdono a una donna. Io. Eppure, se una parola tale mi potesse far bene, levarmi d'addosso un po' di questa diavoleria, la direi, sento che la direi. A che cosa son ridotto? Non son più uomo, non son più uomo. Via, disse. E poi, rivoltandosi arrabbiatamente nel letto, divenuto duro, duro, sotto le coperte, divenute pesanti, pesanti, via! Sono sciocchezze che mi sono passate per la testa altre volte. Passerà anche questa. E per farla passare, andò cercando col pensiero qualcosa di importante, qualcheduna di quelle che solevano occuparlo fortemente, onde applicarvelo tutto. Ma non ne trovò nessuna. Tutto gli appariva cambiato. Ciò che altre volte stimolava più fortemente i suoi desideri, ora non aveva più nulla di desiderabile. La passione, come un cavallo divenuto tutto un tratto restio per un'ombra, non voleva più andare avanti. E pensando alle imprese avviate e non finite, invece di animarsi al compimento, invece di irritarsi degli ostacoli che l'ira in quel momento gli sarebbe parsa soave, sentiva una tristezza, quasi uno spavento dei passi già fatti. Il tempo gli si affacciò davanti, vuoto d'ogni intento, d'ogni occupazione, d'ogni volere, pieno soltanto di memorie intollerabili,
tutte le ore somiglianti a quella che gli passava così lenta, così pesante sul capo. Si schierava nella fantasia tutti i suoi malandrini e non trovava da comandare a nessuno di loro una cosa che gli importasse. Anzi, l'idea di rivederli, di trovarsi tra loro, era un nuovo peso, un'idea di schifo e di impiccio. E se volle trovare un'occupazione per l'indomani, un'opera fattibile, dovette pensare che all'indomani poteva lasciare in libertà quella poverina. La libererò, sì, appena spunta il giorno, correrò da lei e le dirò: andate, andate. È la promessa, è l'impegno, è Don Rodrigo. Chi è Don Rodrigo? Grazie. Grazie, grazie davvero. Grazie. Grazie.